Questa è la storia dell'incomprensione tra un prete e una suora, dall'effetto devastante delle maldicenze. Ma soprattutto è la storia della santità davvero eroica di una suora che crede ai tempi di Dio e che al momento buono sa rimettersi in gioco, senza lasciare spazio a risentimenti, rivalse o vendette. Ma andiamo con ordine, cominciando dal 2 dicembre 1826, in cui a Madrid nasce Bibiana Antonia Manuela Torres Acosta. Fin dalla nascita si rivela quella che sarà per tutta la vita, debole, gracile, di salute cagionevole. Di pari passo con l'età cresce invece in lei un carattere diametralmente opposto, forte, energico, paziente, temperato ad ogni difficoltà e per natura portata ad una particolare attenzione e sensibilità verso chi sta peggio di lei, ed inoltre l'educazione ricevuta dalle suore vincenziane la fa crescere con una predilezione particolare per i poveri, tanto da pensare di dedicarsi completamente al loro servizio. L'occasione per realizzare il suo sogno di consacrarsi a Dio per servire i poveri si compì grazie al sacerdote Miguel Martínez Sanz, che stava per fondare una congregazione per l'assistenza domiciliare ai malati. Don Miguel Martínez, il curato della parrocchia di Chamberí a Madrid, finendo per condividere la sua ansia e il suo cruccio, i tanti malati a domicilio, praticamente abbandonati a se stessi, che finiscono per morire senza sacramenti e senza alcun accompagnamento spirituale. Don Miguel sta pensando a qualcosa di stabile ed organizzato, che si prenda cura di questa esigenza spirituale. Dopo un colloquio con Manuela, scopre le sue tante qualità nascoste e le chiede così di aiutarlo a realizzare il suo sogno, che si trasforma in realtà il 15 di agosto 1851, quando la ragazza 25enne, insieme ad altre sei compagne, dà vita alle Serve di Maria, ministre degli infermi. Insieme all'impegno di servire i malati, ha anche preso il nuovo nome di Maria Soledad, in onore della Madonna Addolorata. Poco dopo arriva il colera e la nuova congregazione si distingue subito per abnegazione, disponibilità, generosità senza limiti nell'assistere i malati abbandonati dai loro stessi parenti per paura del contagio. I guai cominciano quando Don Miguel parte per andare missionario in Africa. Il nuovo direttore, oltre che giovane, è anche troppo portato a credere alle maldicenze, senza fare le necessarie verifiche e sotto sotto coltiva magari l'ambizione di rivestire un ruolo chiave nella congregazione. Sta di fatto che uno dei suoi primi provvedimenti è proprio la rimozione dall'incarico di superiore di Maria Soledad, che buona buona se ne va in convento a fare i lavori più umili, senza perdere la sua serenità e lasciando a Dio il compito di far trionfare la verità. Intanto le cose precipitano, delle sei cofondatrici due muoiono, quattro se ne vanno, altre suore abbandonano e si pensa seriamente di chiudere la congregazione. Per fortuna c'è chi capisce che la responsabilità dello sfacelo è di quel direttore spirituale, inesperto e credulone, che viene subito sostituito, mentre Maria Soledad viene nominata di nuovo superiore. Ella ritorna con la stessa semplicità con cui se n'era andata, lavorando come prima per far crescere la congregazione, che ottiene l'approvazione del governo spagnolo, si diffonde nel mondo ed oggi è presente in 27 nazioni. A fine settembre 1887 si mette a letto per non rialzarsi più e muore l'11 ottobre, poco più che sessantenne. Pio XII proclama beata Maria Soledad Torres Acosta nel 1950. 20 anni dopo viene canonizzata da Paolo VI. Si ringrazia Giampiero Petitti per il sito santiebeati.it. Sia lodato Gesù Cristo, carissimi fratelli, questo è il santo scelto per oggi, 11 ottobre. Ci troviamo di fronte a una persona che veramente ha uno spessore morale incredibile. Tanto il fisico era gracile, tanto la volontà era sublime. Di conseguenza abbiamo davanti a noi una figura che veramente interpreta benissimo quella che è la croce che Cristo gli pone. Quella croce che si adatta perfettamente alla sua formazione spirituale. Sa aspettare, sa attendere e sa sopportare. Molte volte noi non siamo capaci a gestire le nostre croci, siamo così turbolenti, intemperanti, siamo persone che si ribellano. Santa Maria Desolata Torres Acosta invece
ha saputo agire secondo quello che è lo Spirito di Dio, secondo quelli che sono i tempi di Dio. E questa, secondo me, è una grandissima figura e chiedo veramente l'intercessione di questa santa affinché veramente ci riesca a far portare la croce che noi ogni giorno manteniamo sulle nostre spalle in maniera dignitosa, secondo la volontà di Dio. Perché nessun carico che la vita ci pone, qualsiasi esso sia, anche il più devastante, non può essere sopportato dalla nostra persona, perché in quel caso non crederemo neanche che Dio veramente agisca su di noi. La vicenda di questa santa veramente si inserisce ottimamente in quelle che sono le vicende umane odierne, l'incomprensione, la maldicenza, la lingua che arriva a distruggere tutto, quello che non fa la spada, quello che non ferisce la spada lo fa la lingua in maniera veramente devastante. Quindi ancora una volta, quando noi saremo sottoposti a maldicenze, incomprensioni o persone che veramente ci vogliono male, anche così, solo per la nostra presenza, ricordiamoci sempre dell'intercessione di questa figura di santità, Maria Desolata Torres Acosta, un esempio che è riuscita veramente a sopportare, a supportare tutte quelle persone che credevano che Dio l'avesse abbandonato. La giornata di oggi poi si compone di altre piccole figure, vorrei citarne tre. San Gramazio di Salerno è uno dei primi vescovi appunto di Salerno e la sua memoria è andata perdendosi nei tempi e oltretutto la parrocchia a lui dedicata nel 1846 viene distrutta. Però noi ci ricordiamo ancora di lui, ci ricordiamo di quello che ha fatto per Salerno, è stato uno dei primi vescovi, quindi che questo santo oggi possa intercedere per questa città che è tanto bella e tante persone carine abitano in questo contesto. Quindi che San Gramazio di Salerno oggi possa intercedere favorevolmente verso tutti gli abitanti del luogo. Un'altra figura che oggi si dovrebbe ricordare è San Santino di Verdun, un paesino della Francia, San Santino, a lui viene attribuito una riga e mezza di biografia, poverino, possa essere ricordato perché è stato il primo vescovo che è riuscito ad evangelizzare quel posto, quindi tutto quello che ci può essere stato di buono a Verdun in quel periodo e che magari grazie al suo seme può essere arrivato fino ad oggi, secondo me va ancora menzionato, quindi che San Santino veramente possa avere quell'onore in cielo che magari in terra oggi non ha e possa intercedere per noi che ci ricordiamo di lui. E l'ultimo è San Anastasio, una figura a cui viene dedicato forse qualche riga in più del santo precedente e che muore tra i monti del Caucaso e morendo dice le cose sante ai santi. Ecco, ricordiamoci di quando il Signore abbia detto che non bisogna dare le perle ai porci. Ecco, c'è gente che muore appunto dicendo che le cose sante vanno ai santi. Quindi se noi non riusciamo nella nostra santità non avremo cose sante e veramente forse saremo un pochettino più dei porci, ma non di più. Se l'ho dato Gesù Cristo. La.